Ballato di tossici, benvenuti nella classifica Gamba Coins del mese di maggio. Come avrete letto dal titolo, un paio di news da darvi sul come diventare moderatori. Ma prima di passare a queste news, come in ogni Gamba Vlog, passiamo a ringraziare abbonamenti, donazioni. Andiamo a vedere la classifica Gamba Coin. Di conseguenza, andiamo a vedere chi ha vinto questo abbonamento che c'era in palio questo mese per chi totalizzava più Gamba Coins tra i non abbonati. Quindi iniziamo subito ringraziando chi ha potuto sostenere economicamente il canale questo mese. Come sempre, ormai è diventato un motto per il mio canale. Dico chi ha potuto e non voluto, perché so benissimo che molti di voi vorrebbero ma non possono per svariate ragioni. Quindi, ragazzi, non vi preoccupate, so benissimo che siete lo stesso miei grandi fan, diciamo così, e io vi ringrazio tantissimo. Quindi, se avete anche solo donato un centesimo durante questo mese, verrete nominati adesso, iniziando dagli abbonamenti di YouTube. Quindi, iniziamo ringraziando El Samuel, grazie mille, bro. Facocero, che è il più longevo abbonato del canale con 16 mesi, grazie mille, bro. Poi abbiamo l'Elefante Nick, grazie mille, bro. Giada Rossato, grazie mille, Sitter. Poi abbiamo Massimo Rovero con l'abbonamento psicopatico, grazie mille bro. Poi abbiamo Salvix, grazie mille bro. Giuseppe Flagello, grazie mille bro. Papera, grazie mille bro. Davide, grazie mille bro. Poi abbiamo Lori con l'abbonamento decelebrato, grazie mille bro. Poi abbiamo Gabri Modinino, Volpina, Luca Black Eyes, Simo, grazie mille ragazzi. Poi abbiamo Mario Salvi con l'abbonamento psicopatico, grazie mille bro. Emax con l'abbonamento psicopatico, grazie mille bro. Poi abbiamo Gultrooper, Ciro, Robustelli e Francesco05 con l'abbonamento decerebrato, anzi Francesco05 con quello psicopatico, grazie mille bro. Poi abbiamo il carissimo Flavio Pro Gamer, Vizco, West, Fezzale, Michela Valente e Tony Love Gambatoni, grazie mille ragazzi. Poi abbiamo Xero Stermi con l'abbonamento psicopatico, grazie mille bro. Abbiamo il caro Merlino con l'abbonamento decelebrato, grazie mille bro. Poi abbiamo Francesco, Mirkos Gamer, Marco Loves F1, Reviti Mangia, Mamma Vizco, LDG Fondrix, Giorgio Ferrari, Giorgio il moderatore. Grazie mille a tutti ragazzi per l'abbonamento. Devo dire che nonostante l'ultimo periodo ci sia stata una netta diminuzione degli spettatori dovuta a varie cause, scuola che ormai è giunta alla fine, quindi bisogna dare il tutto per tutto. Il fatto che Fortnite ovviamente non tira più come prima, ragazzi, ormai è una certezza. Nonostante questo, ragazzi, devo ammettere che il numero degli abbonati, comunque attualmente siamo 31 senza considerare quelli di Twitch che ringrazierò adesso. Devo dire che è un numero comunque importante ed è forse il numero più importante del canale ed io vi ringrazio. E adesso passiamo ringraziando gli abbonati di Twitch. Abbiamo Facocero sudato anche qui, grazie mille bro. Lally 2006, grazie mille bro. Pondrix, Boxer YouTube, grazie mille bro. Anto1997, grazie mille bro. Este Supreme, grazie mille bro. Adesso ragazzi passiamo alle donazioni. Sono scritto qui. Iniziamo ragazzi dalle donazioni più soft a livello di soldi, ma ciò non significa un cazzo perché è un gesto che comunque vale più di 1000 parole, lo sapete bene. Quindi iniziamo ringraziando il buon Caserone che è la prima volta che fa una cosa del genere ragazzi, e quindi già questo è un gesto che vale. Non so neanche quanto, non apprezzo ragazzi, non apprezzo il fatto che Kaiser per la prima volta doni ad uno streamer, non l'ha mai fatto in vita sua, e Kaiser ragazzi c'ha circa la metà o anche qualcosa di più. Direi che è una persona matura, adulta e consapevole, e una persona matura, adulta e consapevole che ti dice è la prima volta che faccio, probabilmente non lo farò e sicuramente non la farò ad un'altra persona, è un gesto che vale un casino, quindi grazie mille Kaiserone. Poi abbiamo il caro Flavio Pro Gamer che mi sostiene sempre, grazie mille carissimo. Abbiamo il signor Pie, grazie mille caro. Abbiamo Gultrupex, grazie mille bro. Francesco Caiazza, grazie mille bro. La cara Lili. Poi abbiamo Papera e basta per le piccole, per le donazioni soft. Passiamo adesso alla classifica top donatori. Al quarto posto abbiamo il buon Legalize con 5 euro, grazie mille carissimo che mi segui sempre. Legalizzala. Al terzo posto il buon Zesa con 13 euro, grazie mille carissimo. Al secondo posto con 21 euro abbiamo il carissimo Tifi che voleva essere primo ma gliel'ho impedito a tutti i costi e adesso vi dirò il perché. E poi abbiamo Lally con 21 euro anche lui al secondo posto, che dopo essere uscito dal team, perché tutti sanno che c'è un team e che ne faceva parte anche questo ragazzo che era molto attivo, mi ha spiegato che non voleva più far parte del team ed è sparito. Da lì non l'ho più visto e ovviamente un ragazzo fidelizzato al canale che ti segue sempre, è ovvio che ti fa male nel momento in cui
non lo vedi più in live, non passa più. I più maligni di voi potrebbero dire, non, perché non dona neanche più roba del genere. Ragazzi, è una cazzata, perché gli spettatori fedeli come erano lui, quelli fanno la differenza. E nel momento in cui non c'è più e tu non sai perché, ti dispiace. Tifi carissimo con 21 euro che è sempre secondo insieme all'Alli, abbiamo detto. E ho impedito a Tifi di diventare primo perché al primo posto abbiamo anche questo mese la cara Mamma Vizco con 22 euro. Grazie mille Mamma Vizco, lei è ufficialmente una delle top sostenitrici del canale. Possiamo definirla una sponsor del canale insieme a diversi altri, come ad esempio primo su tutti DD con 1000 euro totali di donazione a questo canale. Annalisa Confortini con 300 euro totali, Tifi con oltre 100 euro di donazione. Sicuramente Mamma Vizco si avvicina e fa parte, no, si avvicina, fa parte ufficialmente delle top sponsor del canale ed io la ringrazio tantissimo. Ho impedito agli altri ragazzi di superarla nella classifica Gamba Coins, vietandogli di donare ancora, in modo tale che lei si sia tolta questo sfizio. So, spero sia contenta di essere arrivata prima anche questo mese. E ho impedito ai ragazzi di donare ulteriormente perché già lo so che lei avrebbe voluto poi di nuovo battere la cifra dei ragazzi e assolutamente mi sembrava esagerata la cosa. Detto questo, ragazzi, passiamo alla classifica Gamba Coins. Ecco qui ragazzi la classifica Gamba Coins. Come potete vedere al primo posto abbiamo il buon Salvix con l'incredibile cifra di 1866 Gamba Coins per un totale di 51 ore guardate durante l'ultimo mese, roba da pazzi bro. Poi al secondo posto abbiamo Davide con 999 Gamba Coins, assolutamente una cifra di tutto rispetto. Poi al terzo posto e anche primo tra i non abbonati nella classifica Gamba Coins abbiamo Matione Love Gamba. Ora io potrei in teoria regalare l'abbonamento prossimo a Salvix che ha totalizzato 1866 Gamba Coins e anche a Davide. Però ragazzi, dato che Salvix e Davide, anche se non si dovessero abbonare per i prossimi 2-3 mesi, li farei giocare lo stesso perché hanno raggiunto anche l'abbonamento Super Saiyan God Rosso. Che è una cosa comunque che sta a significare la fedeltà che hanno nei confronti del canale. Voi come sapete io gli abbonati, anche se gli scade l'abbonamento, per un certo periodo di tempo li faccio giocare lo stesso. Soprattutto nel caso di Salvix e di Davide che hanno raggiunto i 4-5 mesi, quasi 6 mesi di abbonamento, pure se non lo dovessero rifare per un altro mese io li farei continuare lo stesso a giocare, forse per un anno, 2 anni no. Però comunque li farei giocare lo stesso, quindi saranno d'accordo con me Salvix e Davide. E regalare l'abbonamento a Matione è la cosa più giusta anche per ringraziarlo delle ore guardate di live. Quindi ragazzi, Matione gli regalo l'abbonamento su YouTube. Ciò significa che gli manderò la richiesta d'amicizia se non siamo amici su Fortnite e lo inviterò a giocare in live come se fosse un abbonato normale, quando ci sono pochi abbonati più partite, quando ci sono tanti abbonati una partita, insomma come se fosse un abbonato normale, magari non avrà il badge di YouTube, ma comunque come se fosse abbonato. Poi ringraziamo Gamer che comunque ha totalizzato un buon punteggio nonostante sia fatta battere da Matione nella classifica tra i non abbonati. Poi abbiamo Lele, Facocero, Vizco, Luca, Mario, Fondrix, Tommy, Michele, il sottopalla di Gamballo, Lampu, Pro Gamer, Tifi, Volpinax, Oxoboy. E poi vi scorro un po' le pagine della classifica, giusto per i più curiosi. Se siete curiosi di vedere dove siete piazzati, mettete in pausa e vi. Direi che può bastare qui. La classifica Gamba Coins viene resettata. Ecco qui, ragazzi. Adesso state tutti a 0 punti. E adesso vi do la notizia clou del video. Come nel mese scorso, chi totalizzerà più Gamba Coins diventerà abbonato del canale, ovvero gli manderò la richiesta d'amicizia, a meno che non sia già abbonato, e lo inviterò a giocare per il mese successivo. Oltre a questo, ragazzi, la classifica Gamba Coins servirà per aumentare il punteggio del test scritto che farete per diventare moderatore. Il test scritto ci sarà i primi di luglio, quindi il punteggio che totalizzerete nel test scritto per diventare moderatori, perché vi ho accennato, anzi vi ho sempre detto in live ultimamente che per diventare moderatori dovrete fare un test scritto a crocette, con domande riguardanti sia come si fa il moderatore nel mio canale.
e sia domande riguardanti il mio canale e la mia persona, quindi a cui possono rispondere soprattutto gli iscritti più anziani. Il punteggio che farete nel test più il punteggio che totalizzerete in base alla classifica, dove siete in classifica dei Gamba Coins, la somma vi darà un punteggio totale e coloro che totalizzeranno un punteggio, il maggior punteggio, diventeranno moderatori in prova. Quindi non fate cazzate, perché sennò ve caccio a pela. Oltre a questo, ragazzi, ultima piccola notizia: purtroppo durante il mese di giugno sicuramente capiterà spesso, più spesso del solito, che non andrò in live tutti i giorni. Sicuramente potrà capitare anche che per 2-3 giorni durante la settimana non andrò in live. Quindi vi ricordo a tutti di seguirmi su Instagram, GambaD27, troverete anche il link in descrizione, perché è lì che vi aggiorno sempre su quando vado in live, soprattutto quando non vado in live. Perché sapete tutti che i miei orari sono dalle 3:30 fino alle 6:30-7 tutti i pomeriggi, tranne il sabato e la domenica che ci saranno orari casuali. Quindi vi aggiorno soprattutto se non vado in live. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, noi ci vediamo domani live.